Prima di iniziare, ragazzi, voglio fare un piccolo appunto. Non credo che questa sarà una serie vera e propria, nel senso che prima di iniziare a registrare il video sì, avevo letto qualcosina sul gioco, ma non avevo minimamente l'idea di come fosse il gioco effettivamente. Nel senso che non ha una storia vera e propria da seguire, da completare, ma il videogame in sé apre la possibilità di avere differenti finali in base a come ci si comporta durante la sessione di gioco. Per cui probabilmente sarà soltanto una serie secondaria, tra virgolette, su cui portare video ogni tanto provando ad ottenere appunto i vari finali. E what a tutti i giorni e benvenuti alle giocherine in questa nuovissima serie su The Stanley Parable. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video, per questa nuova serie, gioco che mi è stato consigliato dal mio iscritto e amico Alexio, che saluto e ringrazio, perché, ragazzi, da quel poco che ho letto nella descrizione del gioco sembrerebbe essere una cosa tipo geniale, un gioco che va al di là praticamente di tutti i giochi a cui siamo abituati, e questa cosa mi ha incuriosita tantissimo, per questo ho deciso di portarlo, ragazzi, per cui io non vorrei perdere più tempo e andare direttamente a vedere di che diavolo si tratta. Ok. This is the story of a man named Stanley. Okay. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Okay. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Lavoraccio, insomma. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Interessante. This is what employee 427 did every day, every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Difficile trovare un lavoro che piace. Was happy. Ha tanto riguadagnato allora. Meno male ci sono stato. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Davvero? Something he would never quite forget. Oh. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok, ragazzi, siamo in game, eccoci qua. Allora, madonna, come va veloce quando cammino. Cioè, questo c'ha una camminata da campione olimpionico. Allora, insomma, la storia è strana, effettivamente, già dall'inizio. Cioè, c'è questo tizio che lavora in questo ufficio e fa un lavoro, direi, assurdo. Perché, cioè, sta lì seduto alla scrivania a premere dei tasti quando gli dicono di farlo. E improvvisamente è successo qualcosa che non ci saremmo aspettati, cioè non gli ha mandato ordini, ragazzi, quindi lui è nel panico più totale. Allora, io sto usando il pad per giocare, ragazzi, perché mi è più comodo. All of his co-workers were gone. What could it mean? No! Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Allora, la cosa interessante, ragazzi, è che c'è appunto il narratore che ci dice praticamente quello che dobbiamo fare, ma dal poco che ho letto, come vi dicevo, dalla descrizione del gioco, a quanto pare possiamo anche non fare quello che dice il narratore, ed è qui che arriva la parte interessante. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Vedete, è già intervenuto, ragazzi, perché stiamo temporeggiando qui fra le scrivanie. Aspetta, caro amico narratore, perché qua c'è un computer acceso, posso interagire? Oh mio Dio, l'ho spento. Perché avrei dovuto spegnerlo invece di controllarlo, dico io, no? Vabbè, intanto Stanley io vado. Went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. No, did it advance the story in any Già me sta piace sta cosa, perché effettivamente sto toccando di tutto. E il narratore è stato sarcastico, ha detto: guarda che questa cosa non fa proseguire la storia, per cui spicciati e vai nella sala riunioni. Praticamente questo mi sta a dire, ragazzi. È meravigliosa questa cosa. Già me sta a piacere. Ma non siamo appena arrivati da qua? Oh no, forse gli uffici sono talmente uguali che si assomigliano tutti praticamente. Non riusciamo a renderci conto di dove siamo. Allora, aspetta.
417. Io vi ripeto, ragazzi, che ho letto che questo gioco è estremamente curioso, ma estremamente curioso. E quando dico estremamente, intendo estremamente. Per cui non so cosa aspettarmi minimamente. Già questa cosa che il narratore interviene mi piace. Già mi sta a piacere. Allora, qua sembrerebbe esserci niente, ragazzi, eh? Vabbè, le porte sono tutte maledettamente chiuse, per cui boh. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ok, quindi posso andare a sinistra o posso anche andare a destra? E allora, siccome io voglio vedere cosa succede, direi che andrò a destra. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Fatto sta che mi si è chiusa la porta, quindi non possiamo più tornare indietro. Non posso andare nella sala riunione, quindi non posso sapere cosa sarebbe successo se fossi arrivata nella sala riunioni, ragazzi. Ah, questa cosa già mi sta intrippando, eh? Wow. Ha detto, sapeva perfettamente che... Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. Just to spend a few moments okay, in questo tizio, beautifully constructed room. Questo tizio, Stanley simply stood here, drinking it all in. Ok, questo tizio è un tipo molto sarcastico, ragazzi. Questa cosa mi piace, perché mi piace la gente che sa fare yes, il sarcasmo. Really worth it being here in the room. A room ma sì so che lo è! Captivating, that even though all your co-workers have mysteriously vanished, è sarcastico da far schifo sto tipo. E la cosa mi piace, ma sta di, ma perché sta a perdere tempo dentro sta stanza? Ecco, vado via, va bene? Stanley took the first open door on his left. Ok, quindi posso anche non farlo. Effettivamente. E se io non ci andassi, che cosa succederà? Mi si chiuderà anche questa porta alle spalle, ragazzi? Molto probabilmente sì. Stanley was so bad with foreign directions. Non venne licenziato anni fa. Oh, evidentemente facevo bene il mio lavoro. Cioè, sapevo benissimo premeditarti. Comunque è vero. Io ho un senso dell'orientamento tremendo. Ma lo sto facendo apposta per farti arrabbiare, carissimo mio narratore. Dobbiamo trovare un nome, ragazzi, a sto narratore. Sarcasmo, ti chiamerò Sarcasmo, va bene? Allora, non saltare mentre si muove, va bene. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. No, sta a parlare con me! I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Va bene! I'm not asking for me, I'm asking for her. Per lei chi? Per lei chi? Aspetta, comunque adesso... This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. Mm. To let her back into your life. Ma chi? She's been waiting. Ma chi? She, chi? Lei chi? Caro sarcasmo. Comunque è fantastica sta cosa, ragazzi. Cioè, vi rendete conto che sta parlando direttamente con noi? È meraviglioso, veramente meraviglioso. Ah, questo è un magazzino. Questa saracinesca non la apriamo mai, cosa ci spariamo. Per cui direi che entrerò in questa porta meravigliosamente buia e oscura. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another. E se non rispondessi al telefono? The phone. Io non risponderò al telefono, caro sarcasmo. No. Ho sarò obbligata per forza a farlo. Perché se è obbligatorio è un altro paio di maniche, insomma. Non sta succedendo niente, ragazzi. Ah, posso staccarlo? A Stanley picked up the phone. A white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Non ho risposto. For a life reunited one... Wait. Stanley. Sì, sì che l'ho staccato, sì. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Vedi, sono capace pure di stupire. Ah! Oddio, sta cosa è fantastica. Definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits.
not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe cosa? It. Che cosa? Cosa? Why had I not noticed it sooner? Che? You're not Stanley. You're a real person. Ciao! I can't believe I was so mistaken. This is why you... No, ragazzi, questa cosa è allucinante. To think I've been letting you run around in this game for so long. If you've made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you... Qual è la gravità della stazione? Dimmi! Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Che? Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, non c'è il sottotitolo. A real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Io non so che dire, ragazzi, perché è tutto assurdo. In che senso pratica? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. And the feelings should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Io continuo a dire, ragazzi, che è tutto assurdo, è allucinante. Ah, stiamo tornando indietro, stiamo tornando da dove siamo venuti praticamente. Ok, va bene. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine certo the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. Certo, we just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Ok. Io sono senza parole, ragazzi. Sono piacevolmente stupita da tutta questa cosa, perché è allucinante, va bene? Io perché sto tornando indietro? Me vogliono cacciare praticamente. Me volete cacciare? Sarcasmo, mi vuoi far andare via? You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Io sono già a casa mia nel mondo reale, mio caro. Vabbè, direi che forse non abbiamo altra scelta, ragazzi, perché non c'è altra possibilità qua, tanto le porte sono tutte chiuse. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Posso scegliere di nuovo di andare a destra? Ah, voglio vedere che fa.
Lo voglio vedere, voglio divertirmi. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Oddio, ma se sta sfasciando tipo il gioco, ma che è veramente sta cosa? Oddio, ragazzi, io... Cioè, è assurdo tutto ciò, è assurdo. Ok, sei contento? Sto andando a sinistra. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that you... My story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Left here like so much garbage. It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? Certo, certo. My story is now incorrect. How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? No, non devi spegnere niente, dai. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... Non spegnere niente. I have to shut the game. No. I... Che poi mi si frigge. Oh, aspetta. Oh mio Dio, questo sì che... I'm here. I'm still here in this pile of rubbish with you who thought you were so clever. Now that we are, my entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine and you've ruined it. Dai, così mi fa sentire una merda. Did you think that would be funny? You just had to see. Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? Oh! Child. È finito di giudicarmi! Oh. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ok, ragazzi, andiamo a sinistra. Non so cosa diavolo stia succedendo. Ma ci sono andata prima a sinistra comunque, poi ci sono riandata prima di andare a destra. Ah, ok. Però adesso non è tutto spaccato. Ok. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Va bene, ok, vorrei dire che andrò in ufficio nel mio capo, dopo mi hai fatto sentire un'emerita merda, direi che adesso farò un attimino quello che mi dici di fare. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ok, tanto non è che ho molta altra scelta, non ci sono altre strade disponibili, quindi cioè, oh mio Dio, questo è l'ufficio del mio capo, ammazza, sembra un gioco dell'orrore, Qua non posso andare, va bene. Qua non posso entrare, qua posso fare qualcosa, qua con questo? No, non posso fare niente, d'accordo. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Okay, was this ma... the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find ma out. Il punto... Stanley had been trained never to speak up. But now, he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. 115. Nah. Vabbè, il punto è che tu mi dici tutto quello che devo fare, cioè posso avere anche... Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver right there on the wall. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you?
Please speak the code into the receiver. Oh! We can't get on with the story. This is a crucial step. È quello che sto provando a fare. Era Shark of the Night 115. Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He ci ha provato! To take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever. Quando l'ho presa, mi quasi mi crocifiggi! Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward! Ma che what the fuck? Che cap? Going to a set of two open doors, he entered the door on his left. Che cavolo? What the fuck? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Che? Can you hear me? Is everything all right? No, ragazzi, sul serio? This is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand? No, ma veramente? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. What the fuck? Ma sul serio è finito? Ma veramente? No, raga, non ci sto credendo. Non ci sto a credere, ragazzi. Veramente era tutto qua? No, ragazzi, io pensavo fosse veramente un gioco... lungo, cioè lungo, almeno da poterci fare 3-4 video almeno. No, non so che dire, ragazzi, sono sconvolta. Take as much time as you need. Ah! Ma che vuol dire? Che vuol dire? Allora, se voi già conoscete questo gioco, mi dovete far sapere che diavolo è successo e che diavolo significa. Fatemi sapere un attimo, ragazzi, perché se veramente già l'ho finita qua, cioè mi posso suicidare, devo già trovare un altro gioco da fare. Wow! In ogni caso è stato meraviglioso. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!